Allora, raga, vengo subito al dunque. Oggi abbiamo prenotato alla Trattoria Adriatica. E perché alla Trattoria Adriatica? Perché, ragazzi? Per due motivi. Primo, perché comunque fa parte di una delle trattorie più economiche di pesce di Pesaro. E secondo perché, oltre a venirci comunque anche qualche camionista, quindi va bene come format, ma perché ragazzi, io l'altra volta, se vi ricordate, sono andato a mangiare da Sante e allora ho deciso di fare una cosa: ci sono tre trattorie a Pesaro di pesce che più o meno si aggirano, più o meno, su quel prezzo, ok? Con il menù completo. Quindi oggi alla Trattoria Adriatica mangeremo, raga, antipasto caldo e freddo come preso da Sante, un primo come preso da Sante e gli spiedini con i contorni, come preso da Sante, acqua e caffè, niente vino. Facciamo il menù identico, uguale identico. Allora, se c'è nel menù fisso, io loro non so se hanno il menù fisso, Sante non ce l'aveva. Se c'è il menù fisso, vediamo di prendere il menù fisso. Altrimenti facciamo questo identico menù e vediamo quanto costa, vediamo quanto si spende e vediamo la qualità dei prodotti. Quindi, raga, forza, andiamo dentro perché comincio ad avere un certo appetitino, un certo appetitino. Andiamo. Con mia moglie, come mamma, ma che sì, prima cosa anche qui, pane buono, bello croccante, fresco, buono, cominciamo molto bene. Allora raga, questo è il menù, eccolo lì. Antipasti caldo e freddo, ho preso un antipasto completo qui caldo e freddo, poi ho preso ravioli alla marinara che mi ispiravano, spiedini misti come là e verdure cotte. Questo è quello che ho preso, secondo me si spende di più, però adesso vediamo com'è, se è buono oppure no, se è meglio oppure peggio, però il menù l'abbiamo preso. Allora ragazzi, sono sette antipasti, cioè sono sette porzioncine di sette antipasti diversi. Beh, direi che è molto più abbondante rispetto all'altra volta, eh? Andiamo all'assaggio, sempre partiamo dalle alici. Le alici, ragazzi, buonissime. Pane abbrustolito, mi hanno portato anche quattro fette di pane abbrustolito, quindi spero che si senta, ragazzi, c'è un casino della Madonna. Questo penso sia il pesce spada, penso. Veramente buono. Questa è l'insalata lì. No, di mare, sì, è di salata di mare con le patate, no, polpo e patate. Ma ragazzi, la roba è fresca, porca miseria, veramente veramente buona, si sente che il pesce è fresco, raga, buono. Il gamberone già pulito, cosa importantissima che se no mi fa girare il casco. Vediamo un po' com'è. Non puzza, quindi secondo me è fresco, eh. Piacevolmente sorpreso da questo antipasto, ragazzi. Veramente piacevolmente sorpreso. Questo con i peperoni non so che cosa sia. Aspetta, eh. Lo sapete cos'è, ragazzi? È la razza con i peperoni. Eh già, buono. Questi che sono i miei preferiti. Non posso dire che i gamberi siano, no, pescati freschi, però comunque la qualità sicuramente del gambero preso è eccellente. Questo è un crostino col salmone. Adesso è tipo un patè di salmone. Buono.
Ragazzi, veramente piacevolmente sorpreso da questo antipasto. Mi sto mangiando il pane abbrustolito, ragazzi, perché ce l'ha io. Era una vita che non sentivo più il pane abbrustolito con l'olio, il sale, il pepe e l'aglio strisciato sopra. Che spettacolo. 10 punti solo per questo. Spettacolo. Sì. Sinceramente la roba è tanta, eh. È tanta, eh. Il guazzetto mi sa che è veramente spettacolare. Ovviamente la roba è tanta di più, tanta di più. Sentiamo un po' le vongole. Io le odio le vongole. Buone. In qualcuno ho sentito un po' di sabbia, ma poca roba. Devo mettere molto molto buono. Allora ragazzi, questo pesce, non so che pesce sia, però c'ha un po' troppe spine per i miei gusti. Però è la tipologia di pesce, quindi non possiamo farci niente. Troppe spine, non mi piace. Andiamo alla canocchietta. Cosa brutta della canocchia è questa, ragazzi, deve essere già pulita, se no va mangiata così. Buono. Non è di mio gradimento, perché odio mangiare le canocchie così, però è buona. Con questo abbiamo concluso l'antipasto e adesso andiamo al primo. Non vedo l'ora. Mamma mia, la zuppetta. Ragazzi, il sugo è fenomenale. Il sugo è veramente fenomenale. Mamma mia, che gusto, che retrogusto che ha. Poi con il pane abbrustolito, ma che spettacolo. Spettacolo, puro, puro. E come di consueto, raga, buona salute a tutti con l'acqua gasata. Uno stop post post antipasto. Sinceramente ottimo, ottimo, mi è piaciuto molto. Non amo molto il guazzetto, non ho amato molto perché non mi piacciono proprio il brodetto, se così, però devo dire è molto abbondante. È veramente fresco e veramente buono. Stiamo aspettando con ansia il primo perché questi ravioli mi ispirano. Vediamo un po'. Per essere dei ravioli sono belli abbondanti, perché comunque il piatto è un bel piattone, eh. Ne ho già mangiati 4-5. Belli tosti, belli al dente, sugo bello amalgamato, pieno di roba, perché comunque ci sono dalle vongole, c'è il granchio, ci sono i gamberi, c'è le canocchie, insomma è un sugo bello, bello prepotente, buono, devo mettere molto buono. Ragazzi, sono veramente piacevolmente sorpreso. Buono. Gamberino. Buono. Buono. Bello calcato. Mi è piaciuto veramente tanto. Bello calcato. Calcato proprio. Ottimo. Primo spettacolare, veramente buono. Molto calcato, mi è piaciuto tantissimo. E l'ho lasciato un po' lì perché devo mangiare anche il secondo. Vediamo quanti spiedini ci porta. E spiedini e patate fritte, perché le erbe non ce le avevo, però piacevolmente sorpreso da questo posto. Non c'ero mai venuto, sono di Pesaro, ma mai venuto. Cioè ragazzi, 5 spiedini, cioè io non ricordo di là quant'era la porzione, però riandrò a vedere, mi sembra che era da 4 spiedini,
Però raga, io ho 5 spiedini come porzione persa, non l'ho mai vista da nessuna parte, sono sincero. Anche le patatine belle abbondanti. Comunque sia, nonostante comunque sia pieno di gente, anche la frittura di queste patatine è perfetta, non si sente nessun altro odore, si sente se l'olio è comunque vecchio eccetera. Invece è veramente buono, veramente veramente buono, molto sorpreso. Questi spiedini, raga, vediamo un po'. I calamari sono veramente buoni, freschi, belli potenti, belli teneri, potenti ma teneri, teneri, si squagliano in bocca, veramente buoni. Sentiamo un po' il gamberone. Ragazzi, anche il gambero buono, buono, cotto al punto giusto, con la sua mollichina del pane, con un po' di prezzemolino giusto per assaporare il tutto, veramente buono. Complimenti alla trattoria Adriatica, non credevo. Piacevolmente, piacevolmente sorpreso, molto piacevolmente sorpreso. Tutto veramente notevole. Ciao, ciao Oscar. Ragazzi, io non so quanti turni fanno, però già vicino a me già un paio di turni li hanno già fatti. Sento le telefonate della gente che arriverà all'1:30, quindi per il secondo barra terzo turno. Una macchina da guerra, veloci, qui funziona, la cucina funziona, i camerieri funzionano, funziona tutto raga. Speriamo che funzioni anche presto. Step post secondo, quindi prima del caffè. Veramente molto piacevolmente sorpreso da come funziona sto posto, da come ho mangiato, dalle porzioni veramente ottime, veramente toste, e tutto il cibo veramente buono. Scusate se uso sempre la parola veramente, ma è veramente, veramente, veramente buono. Aspettiamo il caffè e vediamo la cosa più importante, il conto. Poi andiamo fuori e facciamo la chiusura. Va bene, raga? Allora, siamo appena usciti e ovviamente la chiusura va fatta qui con la trattoria Adriatica dietro. Allora ragazzi, passiamo subito immediatamente ai 4, anzi ai 5 voti. Location, ragazzi, gli possiamo dare tranquillamente un bel 8 perché studiata bene in un distributore di benzina bello grosso sulla nazionale, quindi è dentro comunque carina, bellina, fatta bene, ordinata, pulita. Un bel 8, ci sta un bel 8, va benissimo. Servizio, ragazzi, niente da dire, la ragazza gentilissima, velocissima, il titolare in gamba, veloce, gentile, niente da dire. Quindi servizio gli diamo un bel 10 perché se lo merita abbondantemente. Menù bello ampio, e ho fatto il menù completo, non hanno il menù fisso, quindi non hanno il menù, però io mi sono fatto come dall'altra parte, antipasto, primo, secondo, contorno, acqua e caffè senza neanche vino, ok? E bel menù, bello prospero, mangiato molto bene perché ho mangiato molto bene, molto bene, e quindi io al menù gli darei un bel 10 perché se lo merita. Ragazzi, andiamo al conto. Io cosa devo dire? Oltre ad aver mangiato molto bene, ho speso 30 euro. Quindi conto 10. E cosa gli vuoi dare? Conto 10. Raga, velocità di esecuzione. Sapete, quinto punto. Io sono entrato a mezzogiorno e a luna sono uscito. Ho mangiato antipasto, primo, secondo, contorno, acqua e caffè. Quindi 10. Non posso dargli altrimenti, raga. Voto 10. Trattoria Adriatica consigliatissima, mi raccomando raga, iscrivetevi al canale Cecco PT e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao raga!